Ciao a tutti, benvenuti, benvenuti a tutti quanti. Siamo in diretta dal Festival del Giallo Città di Napoli. Sono 3-4 giornate dal 9 al 12 giugno che ne stiamo facendo qui dall'Istituto Grenoble di Via Crispi. E abbiamo avuto, diciamo, questa opportunità che ho avuto io in regalo da Ciro Sabatino, direttore artistico del festival, di ospitare una diretta streaming di blogger e esperti appassionati di gialli, thriller e noir in diretta su questa situazione. Che cosa ho pensato? Io vi farei giocare a Cluedo in un modo molto simpatico, molto divertente, facendovi indagare sulla morte del noir, che è appunto la polemica che è stata portata avanti da Loriano Machiavelli in vari interventi. Prima di tutto non faccio io le presentazioni, vi faccio presentare da soli. Comincerei da Flavia e Beppe e vi direi, insomma, di dire chi siete, a chi non vi conosce già. Ok. Noi siamo Flavia Imperi e Beppe Roncari. Non l'abbiamo provata. No. Siamo sia degli scrittori, sia ci occupiamo di alcuni dei blog di Mondadori, o meglio, adesso io mi occupavo in passato del blog del Giallo Mondadori, di Urania, di Segretissimo, adesso più Flavia che se ne occupa. Come lavoro principale io sono un redattore di editoria scolastica, faccio libri di inglese per Cambridge e poi sono uno scrittore, ho pubblicato più romanzi storici, non gialli, solo qualche racconto giallo. Quindi quello che dico io è ridondante, però sì, sono Flavia Imperi, sia come scrittrice che come autrice sono abbastanza multigenere, però al giallo sono molto affezionata perché è veramente un genere molto nutriente, molto stimolante. E attualmente appunto gestisco scrivo articoli per il blog Mondadori, giallo, per Giallo Mondadori, Segretissimo e Urania. E faccio adesso la scrittrice, lavoro a tempo pieno, scrivo anche podcast per alcune startup, aziende, per cui sempre la penna a portata di mano. Sempre la penna in mano. Grazie mille di essere con noi, Giulia e Davide. Ok, io sono Giulia Campana, mi sono laureata 2 mesi fa in editoria e comunicazione e gestisco una pagina Instagram che si chiama Giulia di Parole, in cui parlo delle mie letture, leggo anche tantissimi gialli e thriller e quindi mi fa un sacco piacere essere stata invitata a questo incontro. Io sono Davide De Boni, collaboro sia come autore sia come traduttore con Mondadori, in particolare dal punto di vista autoriale romanzi storici e romanzi di spionaggio con la collana Segretissimo, mentre da un punto di vista di traduzione mi occupo soprattutto di fantasy, fantascienza, horror, quindi l'ambito fantastico, diciamo. Grazie mille di essere con noi, grazie mille. Penne arruffate, già dal nome tutto un programma, no? Certo, noi siamo Davide Di Tullio. E devi dire Luca Nesler. No, non ce la siamo preparata. Sono stati più bravi Beppe e Flavia. Beh, sono una coppia, perlomeno. Perlomeno ufficialmente non lo siamo. Ecco, e noi gestiamo insieme a un sacco di altri ragazzi e ragazze che ormai hanno anche una certa età, un canale su YouTube che si chiama Penne Arruffate, in cui parliamo di scrittura in maniera non troppo seria, diciamo, ecco. Lui è un esperto di giallo noir, gli sta scrivendo, è un grande lettore. E me lo sono portato per quello. Non ce la siamo preparata questa, lui è stato spontaneo, quindi insomma. No, in realtà, quindi non sta mentendo, no, insomma, mi stai dicendo. Non sta mentendo. No, in realtà sì, diciamo, sto scrivendo un romanzo noir, quindi mi sto anche documentando, nel senso che da un paio d'anni faccio una cosa che non avevo fatto prima, cioè sto facendo una full immersion nel genere giallo e noir, in particolare il noir. E quindi diciamo spero di non essermi di non farmi condizionare troppo, quindi di non soffrire di quella sindrome che della Dunning-Kruger di cui noi abbiamo discusso abbondantemente. Dunning-Kruger, esatto. Anzi, sei un esperto, quindi soffrirai della sindrome dell'impostore. Non lo so, vediamo, dai. È un impostore. Grazie impostori di essere con noi. Michela, piacere di averti qui, presentati, dici chi sei.
Grazie, è un piacere anche per me. Io sono Michela Cavalli, su Instagram principalmente sono come Thriller Squad. Ho iniziato un po' di anni fa, diciamo, a parlare di libri, anche io non troppo seriamente, su Instagram, specialmente dei thriller gialli e anche noir, però insomma mi sto concentrando, diciamo così, sul thriller. E nulla, in realtà non ho molto da dire. Diciamo che la mia particolarità è di non parlare appunto molto seriamente di questo, cioè delle letture, e quindi in realtà si è formata una sorta di, come dice anche il nome, squadra, quindi in realtà è più un scambiarsi idee, consigli, che non essere, diciamo, unidirezionale come cosa. Ecco, io diciamo spiego un po', la mia selezione è stata in gran parte appunto di persone poco serie come me, quindi io ho voluto coinvolgere persone che non si prendono troppo sul serio, perché io non ne sono capace, quindi avrei fatto una pessima figura. Ora Sabrina, l'ultima rimasta, una mia collega. La meno seria di tutti. Ciao a tutti, sono felicissima di essere con voi. Grazie Denise per l'invito, e sono Sabrina De Bastiani di Thriller Nord, il blog con il quale collaboro e curo recensioni ed interviste. Il nome la dice tutta, Thriller Nord, quindi siamo appassionati, amanti di thriller, di gialli e di noir, anche se ci sono sezioni molto forti di narrativa e di saggistica. Diciamo che nel tempo, negli anni, il nostro blog si è affermato per essere patria di lettori e recensori onnivori e decisamente appassionati. Sono anche scrittrice, scrivo a quattro mani con Daniele Cambiaso, ho scritto due noir per la Fratelli Frilli Editore e un certo numero di racconti, e sono prima di tutto comunque sempre una lettrice molto appassionata. Grazie Sabrina di averci raggiunto, grazie a tutti di nuovo. Allora io comincerei insomma a entrare nel vivo della questione, cioè io in questa sede vi ho fatto impersonare così dei personaggi appunto nel gioco di Cluedo. Perché? Perché è nata negli ultimi tempi, negli ultimi mesi, intorno proprio al genere noir, una polemica lanciata da Loriana Machiavelli, che ovviamente è un autore insomma notissimo nel panorama italiano e non solo, il quale insomma all'uscita del suo romanzo La stagione del pipistrello ha fatto una dichiarazione in cui dice questo è il mio ultimo romanzo noir come lo intendo io, perché secondo me il genere noir è morto. E noi abbiamo trovato il cadavere, l'abbiamo trovato nella biblioteca e con i nostri personaggi, quindi Flavia e Beppe che impersonano Miss Peacock, Giulia e Davide che impersonano il colonnello Mustard, le penne arruffate che impersonano il professor Plum, Michela che dal suo capello non poteva che essere Miss Scarlet, e Sabrina che farà per l'occasione la nostra governante Miss White. Noi indagheremo sulla morte del noir e vedremo di scoprire chi l'ha ucciso, se è morto davvero, e perché e come è stato compiuto questo omicidio. Quindi io comincerei appunto andando con la turnazione che avete voi sul mio schermo a dare la parola a Flavia e Beppe. Insomma, abbiamo trovato questo cadavere, ma è veramente morto il signor noir? Noi come personaggio di Cluedo nella finzione impersoniamo praticamente Jessica Fletcher, nella edizione italiana è chiamata signora Pavone invece che Peacock. Non Rita Pavone. A Cluedo si può accusare anche se stessi, quindi ci richiamo nella biblioteca e un primo pensiero che viene è che il noir forse non è morto ma è stato sostituito. Ci sono tanti generi e sottogeneri del giallo, questa è una prima riflessione. Forse in questa sala vorrei convocare anche altri tre possibili colpevoli: il pubblico, gli autori e gli editori. Avevo cercato anche di fare uno schemino di quelli, i Venn diagrams che si usano tanto nell'editoria scolastica. Ma è bellissimo, ma ci mettiamo la prossima volta, facciamo proprio il pannello con...
le foto dei sì, colpevoli, facciamo, li schediamo. Allora, spiegatemi, esatto. Vai. All'intersezione della, del loro del diagramma ho trovato la classica mazzetta di soldi, ovvero quanto si guadagna a scrivere noir oppure gialli, quanto si vende e il pubblico cosa compra. E questa riflessione mi è stata suggerita da un video su YouTube di Loriano Machiavelli, non relativo alla stagione del poliziotto, scusi, del poliziotto, la stagione del pipistrello, bensì per un libro che aveva scritto insieme a Francesco Guccini, quello che sta Minosse, mi pare, e in cui diceva, beh sì, sono contento di essere riuscito a uscire, se si riesce anche solo a fare un po' di soldi, con i tempi che corrono, non è niente male. Questa frase mi ha fatto riflettere sul fatto che i grandi maestri del noir classico sono morti, tristi, non riconosciuti, diventati famosi postumi, alcolizzati, esatto, hanno pagato in prima persona, sono stati forse anche loro le vittime della società corrotta che denunciavano. Invece, se gli autori vengono incontro al pubblico e gli editori stessi selezionano solo certe storie che hanno successo di pubblico, forse è un giallo che davvero si spiega alla Jessica Fletcher o all'Agatha Christie, ovvero una sorta di omicidio sull'Oriente Express. Sono tutti colpevoli perché c'è un concorso di cause che ha visto un sovrapporsi di una produzione di gialli di un altro tipo, anche più leggeri, più consolatori, che vengono apprezzati dal pubblico, un pubblico che in Italia spesso è salito come età, è difficile trovare il giovane ribelle che legge il giallo. I dati, puramente dal punto di vista statistico, è più un pubblico di genere femminile e con un'età, non si può dire, un po' più alta della media giovanile. Non dire vecchi, mi raccomando, non dire vecchi. Io sono la signora. Tra l'altro, l'ha detto, io l'ho sentito. Allora, le persone datate, come diceva stamattina Giancarlo De Cataldo in un altro intervento, le care salme. E io dico, come autore, dico, scriverò per il mio pubblico. Se il mio pubblico sono signore di una certa età, poi non è detto, perché mia nonna di 94 anni si è sparata tutto Wilbur Smith, che come sesso e violenza non ha niente da invidiare. Sono rimasto scandalizzato quando l'ho scoperto. Non è una nonna quasi. No. Comunque, se il mio pubblico tendenzialmente preferisce forse qualcosa di più consolatorio, non è certo nel periodo in cui vuole fare una ribellione contro lo Stato, contro la corruzione, avere un pugno in faccia che dice la società non va così com'è, potrebbe essere questa una causa. Quindi, come autori, anche per poter vivere, perfino Loriano Machiavelli diceva, ma se si riesce a guadagnare qualcosa, io scrivo. L'ultima riflessione, poi passo a Flavia e agli altri, è sul fatto che molti romanzi criminali, come romanzo criminale, sono ambientati in un'altra epoca. Cioè non parliamo più dell'Italia contemporanea, parliamo ancora degli anni, anche quelli di Loriano. Anche quelli di Lucarelli. Parliamo di un'altra epoca in cui c'è una distanza storica. Si può parlare dei fatti degli anni 70, si può parlare della Seconda Guerra Mondiale, perché c'è una distanza storica. Se invece vogliamo arrivare a parlare di problemi, collusione, mafia, società che non funziona oggi, è qualcosa che può dare fastidio e può anche non vendere copie, perché magari non è quello che il pubblico dei gialli, dei noir, si aspetta e compra. E io come editore perché dovrei pubblicare queste storie se anche mi arrivano? Beh, qua mi inserisco io, perché comunque il noir, no, nasce, anche per chi magari non lo conosce bene come genere, nasce come genere disturbante, cioè tendenzialmente chi legge, se legge un noir aspettandoti di leggere un giallo, un thriller, può rimanere deluso, perché il noir, quello duro e puro, ti dà un cazzotto nello stomaco e ti lascia con l'amaro in bocca, perché ti dice, guarda, sì, c'è un omicidio, ma è il minore dei problemi, perché durante l'indagine esce fuori tutto il marcio, escono fuori le ombre sia
dei personaggi coinvolti, ma soprattutto, diciamo, comunque della società in generale. E quindi è un genere che quando è nato si è staccato proprio dal giallo classico, che comunque è una, borghese. È un ripristino dell'ordine costituito, no? Cioè nel giallo classico, che per carità tutti, come dire, tutti noi amiamo, è da soddisfazione, è consolatorio, dice anche qualcuno, perché comunque ti fa vedere che ok, c'è un problema, lo risolviamo, prendiamo il cattivo. Chiunque scrive di gialli sa che il cattivo va preso per proprio un dogma del genere, come nel romance i due devono finire insieme. Nel noir non è detto, nel noir l'omicidio appunto è il minore dei problemi, quindi è un genere molto più complicato, che ha rivoluzionato un po' il giallo come macro genere. Però la mia riflessione è il tempo. Secondo me, io ho visto il tempo che si aggirava con la pistola nella biblioteca, perché si è nato... Del delitto, attenzione. Esatto. Attenzione, attenzione. Poi passo la parola. Se comunque il noir è nato in contrapposizione, è nato come novità, adesso è un bel po' di anni, adesso è vecchietto anche lui, oltre al nostro pubblico. Quindi mi chiedo, magari è il momento o di rinnovarlo dall'interno, oppure è tempo per la nascita di un nuovo genere che faccia le domande scomode al posto del noir. E passo la pistola. Ok, allora vado con Giulia e Davide. Allora, mi riaggancio un poco, perché poi io vi disturbo nella conversazione, cerco anche di collegare quello che mi dite e improvviso molto. Giulia mi parlava del cozy crime, e io lo vedo un po' come un indiziato per questo omicidio, nel senso che appunto io sono abbastanza d'accordo, ma la mia opinione conta poco, adesso voglio sentire la vostra, sul fatto che effettivamente venga cercata una lettura magari consolatoria, una lettura confortante, e il cozy crime in effetti ha queste caratteristiche. Quindi vorrei sentire da Giulia che cosa ne pensa, e poi invece da Davide, insomma, continuando su questa linea di indagine, se lui invece ha delle altre idee sui sospettati. Allora, secondo me, come ha detto Flavia, comunque il noir è un genere che è molto, cioè è comunque violento, cupo. Anche quando Mondadori tra il 64 e il 66 provò a lanciare i neri, comunque fu una collana che non andò tanto bene, perché comunque già all'epoca la violenza così gratuita non era particolarmente apprezzata da parte dei lettori, che magari adesso cercano più l'horror, il thriller sempre più violento. Invece negli anni 60 un genere di questo tipo comunque era quasi visto male, secondo la mentalità dell'epoca e il costume, e quindi ovviamente sui neri hanno vinto i gialli, che erano già una collana estremamente longeva. Però quello che c'è anche nel giallo a volte è un pizzico di commedia, che è quella che adesso stanno un po' sviluppando col cozy crime, che secondo me è un genere molto più a larga diffusione di quanto può essere una violenza gratuita di un thriller pesante, di un horror o di un giallo. Ad esempio, io faccio riferimento alle letture che ho fatto recentemente, ho letto Il sonnambulo di Fichte 2 settimane fa, ed è comunque un thriller molto pesante, con delle parti veramente macabre. Invece quello che è stato Lockdown Abbey, che comunque si riferisce anche un po' al genere di Knives Out, che è un film che è uscito qualche anno fa, molto carino, che c'è il delitto, c'è la violenza, però non è tanto quello che importa al lettore, quanto sono più le dinamiche della famiglia, dei segreti che si svelano, che comunque svela comunque i segreti, diciamo, anche le psicologie dei personaggi, segreti che nascondono per tantissimi anni, però sempre in un contesto un po' più tranquillo di quello che può essere il protagonista cupo e tormentato del noir. Ecco, quindi secondo me poi oltretutto il problema è anche la contaminazione tra generi, perché il lettore medio secondo me non sa effettivamente che cos'è un noir nel particolare. Il lettore medio va a cercare il giallo e il thriller, che sono un po' i generi di riferimento, non dico l'horror perché è già una cosa un pochino più di nicchia. Ovvio.
però cioè, il lettore anche da spiaggia, tra virgolette, va a prendersi il thriller, il giallo, su quelli sono i generi di riferimento. Secondo me già se vede scritto noir su una copertina si fa due domande, dice ma che cos'è? Ma è un giallo, è un thriller, quindi secondo me anche poi andando avanti anche a livello commerciale la categorizzazione giallo-thriller è molto più facile. Quindi ecco, secondo me questa è un po' la mia riflessione. Esatto, sì, c'è anche un po' questa tendenza, diciamo, a prendere quelli che sono i vari sottogeneri e a ricondurli a generi invece più ampi, come appunto ha detto anche lei, il thriller e il giallo, che comunque sono generi che funzionano, però nel momento in cui si va in libreria oggettivamente a prendere un thriller o un giallo, non è detto che quello che prendiamo sia un thriller canonico, un giallo canonico, ci troviamo dentro il noir, ci troviamo dentro anche l'horror, perché tantissimi autori horror adesso vengono venduti come romanzi thriller, e quindi c'è diciamo anche questa tendenza che, come dicevano anche Beppe e Flavia, giustamente un po' responsabilità degli autori, un po' responsabilità degli editori, un po' responsabilità dei lettori, cioè ci mettiamo dentro un po' tutti quanti, perché questo è quello che il lettore cerca, che il lettore compra, questo è quello che l'editore ovviamente cerca di offrirgli e di conseguenza anche gli autori cercano di adattarsi. Quello che volevo magari mettere un attimino in luce è il fatto che comunque anche una problematica legata moltissimo, come qualcosina aveva accennato anche prima Flavia, legata moltissimo anche ai tempi, nel senso che il noir in un'altra epoca aveva quel preciso scopo, adesso forse non ha più bisogno di essere esplicato proprio dal noir, forse ci sono anche altri generi che possono andare incontro e rispondere a questa esigenza. Un po' tutti i generi comunque hanno una loro impronta, in parte anche di denuncia sociale, di anticonformismo. Pensiamo per esempio alla fantascienza. La fantascienza, soprattutto quella degli anni d'oro, aveva un sacco di tematiche sociali molto importanti, trattate anche in maniera abbastanza pesante, abbastanza cupa se vogliamo, per alcuni autori. E anche quella comunque cerca di adattarsi ai tempi, quindi man mano che cambiano i tempi cambiano non solo i gusti ma anche le esigenze del pubblico, cioè le paure e gli elementi sui quali cercano rassicurazione, quindi è inevitabile che i generi si evolvano di conseguenza. Grazie, grazie mille. Penne arruffate, sì, adesso cominciano ad arrivare i disturbatori. Sono i noir della nostra trasmissione. Sì, infatti. Allora, penne arruffate, io vi presento un individuo poco raccomandabile che si sta mettendo qui a farmi da angelo custode, però vorrei sapere soprattutto, vabbè, Davide prima fuori onda mi ha detto che lui, che inquietudine, questo è molto horror più che noir. Allora, Davide mi ha detto che lui sta facendo una full immersion nel noir. Tu sei d'accordo che non sia più così aderente ai tempi? Che cosa hai scoperto nella tua full immersion? E ovviamente Luca può contraddirlo liberamente. Grazie. Ma guarda, non c'è neanche bisogno che lo dicevi, perché lo faccio in automatico. Cioè, adesso così apri proprio gli oceani. Apri così. Dai, dille le tue stupidaggini. Va bene, le dico subito, così mi levo il pensiero. Bravo. Allora, io ti dico, da lettore... parlando anche, diciamo, poi bisogna distinguere un po' il mercato italiano, quello straniero, insomma la qualità varia molto. Io onestamente non sono un fan, ma per mio demerito lo riconosco, del noir, diciamo, italiano, se non quello passato in giudicato, cioè Scerbanenko, insomma i soliti noti, perché trovo che queste storie siano un po' più autentiche di quelle che vengono raccontate oggi. Io la mia sensazione è che in generale, ora al di là dei riferimenti diciamo nazionali, il genere si sia usurato perché, come diceva Beppe, c'è una, come dire, una tempesta perfetta, nel senso che, parafrasando quel suo pensiero, il lettore, l'editore... Michela sta... attenzione. Ecco. Stai bene, Michela? Sì, sì. Evviva. Ho messo la libreria che si stava muovendo. Stavo cedendo. No, il lettore, l'editore e anche lo scrittore si sono un po' omologati e si sono venuti incontro, diciamo snaturando un po' quello che è la bellezza di una storia. Ora, secondo me il problema va al di là del genere in sé per sé, cerco di spiegarvi meglio.
Io ho un po' letto, cioè ho letto l'articolo di Machiavelli, è un po' raffazzonato, cioè non si capisce bene che cosa intenda dire. Cioè, la cosa su cui sono d'accordo è che sicuramente il noir, oggi, come anche altri generi, è abbastanza decotto. Ma non perché, come dice lui, e questo è il mio parere naturalmente, si deve andare al di là della realtà, ha espresso un pensiero su cui non ho nulla da condividere. Cioè qua, dillo a me che non ho letto l'articolo. Cioè lui dice che l'ho letto l'articolo. Ma fermi tutti che qua Nesler non ha fatto i conti. No, invece l'ha letto due volte. Sto recitando per farglielo dire, perché sennò lui non lo dice. L'avete passata così, diciamo che vi credo. Vai, continua. Da quello che dice lui, almeno dall'articolo, soprattutto dall'articolo che ha pubblicato sulla pagina di Mondadori, sembrerebbe che il noir si stia snaturando, perché si è un po' troppo fedele alla realtà. E qui c'è poca chiarezza in quello che ha detto. Cioè, secondo lui i personaggi dovrebbero essere un po' al di là della realtà. È stato spontaneo, l'interrogativo, ma cosa intende? Volevamo fare un distopico? Non lo so. Cioè, non è chiaro il concetto. E qui si dice anche, parla anche, scusa se ti interrompo, se no non mi sento a mio agio, parla anche del fatto che ci sono questi commissari, questi ispettori che devono seguire le procedure, e questo non va bene, non deve essere reale, deve essere fantasioso. Ma allora scrivi una fragnaccia, voglio dire, capito? Sei un ispettore. Esatto. Scusa, vai avanti. Allora, documentiamo il momento in cui abbiamo appena accusato Loriano Machiavelli di scrivere fragnacce. Io lo segno, poi le querelle le prendo io. Articolo, non parlo dei libri, parlo dell'articolo. L'ha detto lui, che lui è. E poi ho fatto un'ipotesi. In realtà ho fatto un'ipotesi. Io, però, comunque, ve l'avevo già detto, non metto censure. Quindi tutto quello che dite, poi denunciano a me, va benissimo. Continuiamo. Vai, dai, no, è la questione. Il punto a cui vorrei arrivare è questo, cioè che è un problema di storie e di scelta dei personaggi, perché è vero che il noir si è usurato. Io faccio un esempio, forse un po' peregrino, ma pensandoci bene neanche troppo, un esempio artistico. Allora, tutti quanti ci ricordiamo, quelli che hanno una certa cultura, perlomeno più o meno una cultura medio-alta, si ricordano di un pittore rinascimentale o di un pittore barocco, ma nessuno si ricorda di un pittore manierista, eppure hanno fatto cose eccezionali. Allora, il manierista era quello che ha usurato lo stile rinascimentale, perché imitava esteticamente quelli che erano i principi della pittura rinascimentale, svuotandoli dei contenuti. E secondo me è quello che sta succedendo con il noir in particolare, ma se ne potrebbe, con tutti gli altri generi, e lo vediamo anche nel cinema, no? Cioè, c'è una mancanza di autenticità, e questo è legato anche alla scelta di personaggi che sono fotocopia, di storie che sono fotocopia, in virtù di quello che diceva Beppe all'inizio, che si va un po' sul sicuro. Cioè, nel senso, io non cerco personaggi disturbanti perché ho paura di urtare la sensibilità del lettore. Però tutti quanti si ricordano di un film perché è disturbante, ma non in senso estetico, o perlomeno non solo in senso estetico, perché ti rimane dentro. Cioè, qual è la bellezza, secondo me, di una storia? Entrare nell'intimità di un personaggio, un'intimità che normalmente, nella realtà non scopriresti. Quindi la letteratura è bella perché tu scopri i pensieri, anche quelli scomodi, di un personaggio. E di conseguenza da lì si crea la storia. Cioè, la storia è la conseguenza di un personaggio tridimensionale. La mia esperienza con la lettura dei noir è che non effettivamente c'è un copia e incolla, tutti gli stessi ispettori, tutti gli stessi malati, tutti alcolizzati, tutti gli stessi problemi. Cioè, non si ha il coraggio di scegliere magari un personaggio un po' originale, con una complessità, fare una ricerca. E mi rendo conto che non è facile perché, siccome lo sto facendo io, fare questa ricerca è complicatissimo. Devi metterti lì, studiare, passare del tempo, perseverare, e chi deve rispondere al mercato, immagino, non abbia tutto questo tempo, soprattutto se sei un autore navigato che deve rispondere alle call delle case editrici che dicono: tu da qui a 6 mesi mi devi fare un romanzo, immagino, no? Magari non sono 6 mesi, sono un anno. Però fondamentalmente io penso che sia proprio un problema di cattive storie, quindi di storie concepite male, e di personaggi
concepiti male di conseguenza, cioè non realistici e non appassionanti. Quindi il nostro gruppo vota così. Diciamo che se il noir è morto è perché aveva già un piede nella fossa che stava malissimo, ok? Quei tubi che uscivano già così con la manina. E l'editore che vuole il mercato è arrivato e gli ha dato il colpo di grazia. Esatto. Vai, eutanasia. Eutanasia. O non morto. Benissimo, quindi va bene. Adesso io appunto, visto che abbiamo accusato scrittori, editori, abbiamo insultato tutti, Machiavelli in primo luogo, che mi disconoscerà, non farò mai più un festival, va benissimo. Michela, tu hai una grande community di lettori che legge appunto generi diversi appartenenti al genere giallo e sottogenere. Insomma, ci deve stare un morto da qualche parte. E si deve risolvere tendenzialmente il caso, anche se non sempre nel noir come succede. Che cosa ne pensi tu? Tu li stai leggendo i noir che escono da ultimi tempi? C'è qualcuno che ti piace? Pensi veramente che non ci sia invece più niente da fare per questo noir, che insomma non possiamo portare il defibrillatore? Dimmi tu. Beh, allora, come dicevo prima, io, ma un po' per l'impostazione del profilo, ma anche, diciamo, per i miei gusti, leggo per il 99% thriller, il restante gialli. Noir ne ho letti pochissimi, però diciamo che mi sono... ho fatto qualche ricerca, ecco, per... cioè, capire... No, però è sintomatico in realtà, no? Che tu che hai una community dici questo, cioè tu stesso stai in un certo senso confermando che l'elettrocardiogramma è quasi piatto, cioè anche a livello di diffusione in una community come la tua il noir ha una percentuale molto ridotta, no? Quindi è interessante anche quello che tu stai dicendo. Sì, ad esempio io in quello che faccio, diciamo che io ricevo tantissime richieste sia da parte di autori, case editrici, per sponsorizzare libri, thriller, gialli, e in tutto il tempo che io sono, cioè che sto facendo queste cose, mai una casa editrice o un autore che mi abbia contattato per un noir. Cioè, non mi sarebbe neanche mai venuto in mente di che, cioè, tutti mi scrivevano, ho fatto un thriller, ho pubblicato un thriller, lo puoi recensire, mai sentito parlare di noir sul mio profilo, tranne per quando, insomma, ho deciso io di leggerne e quindi ne ho parlato liberamente. Io poi per il resto, cioè, vedo, non so se sia una caratteristica del mio profilo in realtà, delle persone che mi seguono perché abbiamo gusti simili, oppure se succede a tutti gli altri. Io delle persone che conosco che mi seguono, non si parla mai di noir. Addirittura, cioè io sono poi d'accordo con tutto quello che è stato detto prima di me. Penso che questa cosa sia un po' un cane che si morde la coda, nel senso che siamo d'accordo che ci sono ormai pochi lettori di assidui, diciamo così, di noir. Quelli che si rivolgono leggere non hanno bisogno di un profilo come il mio o di chissà cosa, perché si informano loro da soli. Quindi sanno le uscite, sono organizzati, insomma, vanno in libreria, se non trovano la copia chiedono il titolo e voilà. Però ad esempio io vado in libreria, non vedo uno spazio dedicato a noir, magari su 20 thriller non vedo un libro noir, oppure ne vedo uno su 30. Penso sia appunto un cane che si morde la coda, perché io lettore medio non so che cosa sia il noir, cioè non so la differenza tra giallo, thriller e noir. L'editore ovviamente sa questa situazione all'interno di questa società, non ci investe molto, investe su quello che vende, che da quello che vedo io è sì il thriller, ma diciamo il thriller psicologico, che poi mi aggancio anche a quanto è stato detto prima,
secondo me, l'originalità delle storie e dei personaggi non è un solo problema del noir, cioè è un problema anche del thriller. Io ne leggo, cioè, tantissimi al mese, all'anno, ed è, come dico sempre, davvero molto difficile adesso trovarne uno davvero originale. Perché magari c'è la donna che ha i suoi complessi, la poliziotta che ha i suoi complessi, insomma è sempre lo stesso personaggio stereotipato, sempre tutto uguale, e quindi non lo so, non penso sia solo un problema del noir la cosa dell'originalità, ecco. Quindi beh, è interessante quello che esce, perché tu dici in primis è un problema a parte di produzione, ma anche di comunicazione, cioè il pubblico non sa di cosa si parla quando si parla di noir, quindi questo è quasi un morto anonimo che noi abbiamo, cioè quei cadaveri che restano nell'obitorio così, non riconosciuti da nessuno. E sì. Sabrina, ti ho lasciata per ultima, hanno detto già un sacco di cose, però tu sei anche autrice, quindi anche tu hai una prospettiva doppia, no? Lettrice, scrittrice, critica, insomma, perché recensisci, eccetera. Se è morto, non è morto, risuscita, che fa questo noir? Allora, Denise, io faccio un po' la voce fuori dal coro in questo momento, perché appunto mi avete assegnato la parte della domestica, no? Miss White, quindi vado proprio in biblioteca sulla scena del crimine e quello che mi trovo a vedere riordinando è che non c'è il cadavere, manca il cadavere. Allora, era già morto. In assenza di cadavere io penso che invece non sia morto, tutt'al più abbia fatto un tentativo di suicidio in mare, mi spiego meglio. Allora, è tutto vero quello che è stato detto finora, assolutamente. È anche altrettanto vero che da sempre noi sentiamo dire questa famosa frase, niente di nuovo sotto il sole. Allora, ragazzi, attenzione, non si inventa niente. Tutto tanto è già stato detto, tanto è già stato scritto. Dov'è che ci dobbiamo concentrare? Ci dobbiamo concentrare, secondo me, sul modo in cui una storia viene proposta. Sono d'accordo con le penne arruffate, assolutamente. Si perde tanto di vista l'idea forte per seguire quella che sembra essere la moda del momento, il traino. E in questo momento, diceva Michela, i thriller psicologici la fanno per la maggiore, allora giù tutti a scrivere thriller psicologici, come se si fosse una batteria. Invece, attenzione, ci sono dei talenti, parlo di Italia, ma mi riferisco comunque anche all'estero, ma ora siamo a Napoli, voglio dire, avete una marea di autori lì in presenza che veramente sono delle eccellenze, hanno delle penne meravigliose, voglio dire, su questo non si discute. È il momento forse che il noir si svincoli un po' da quello che ci aspettiamo dal noir, no? Ossia che racconti anche un po' il declino della società, lo specchio della società, il marcio della società, veramente svincolarsi un po' da questa idea e partire da un'idea forte nel raccontare la società, perché trovo che forse ci sia adesso, il vero noir sia un po' lo spaesamento che stiamo vivendo un po' tutti nei confronti di tutto quello che ci sta capitando un po' attorno, perché la società si è evoluta e così anche il genere, per cui secondo me se ha un senso ancora parlare di genere, e credo che lo abbia, perlomeno per orientare un po' i lettori, per orientare i propri gusti, sia veramente il momento di, visto che da questo tentato suicidio si è assolutamente usciti vivi, ecco, di agganciarci proprio in maniera molto forte all'idea, perché il talento c'è, le penne ci sono, lasciamo fluire la creatività, l'idea, cerchiamo di uscire un po' dall'omologazione e per un momento di non pensare a quello che vogliono le case editrici soprattutto, senza ovviamente andare nell'isola di utopia di Tommaso Moro, perché voglio dire bisogna chiaramente anche fare i conti con quello che è il mercato, no? Perché poi alla fine se uno racconta anche la storia più pazzesca del mondo ma rimane chiusa in un cassetto magari non la saprà nessuno, però lavorare magari un po' di mediazione, lavorare sulle storie e sulla creatività, ecco, io quindi penso che sia rianimabile assolutamente il genere e penso che abbiamo delle penne che sono veramente decise, delle penne e delle teste che sono veramente in grado di fare e di dare immensa soddisfazione a
a noi lettori affamati e bramosi di belle storie. Grazie, grazie Sabrina, e io sono molto contenta soprattutto se litigate, perché dal confronto poi dopo nascono secondo me le idee migliori. Io facendomi così un giro nella casa, tra le possibili armi del delitto sporca di sangue ho trovato anche una televisione, Flavia e Peppe, Miss Peacock. Stiamo parlando sempre di noir italiano. Sì, ovviamente, ovviamente. Io, diciamo, dietro le quinte abbiamo avuto una conversazione con, soprattutto con Beppe, che ha un'esperienza anche appunto in ambito di scrittura televisiva, ed è, vorrei parlare, ovviamente adesso non se ne sta occupando in questo momento, però vorrei sfruttare un po' il suo expertise, diciamo, per vedere se quest'arma del delitto è effettivamente quella che è stata usata. Grazie per l'assist. Volevo fare una riflessione prima su quello che ha detto Sabrina poco fa, che io ci credo assolutamente che non c'è niente di nuovo sotto il sole anche nei quasi storici. Come diceva Sciascia, per citare un autore che ha scritto anche opere che trascendevano il genere ma che avevano degli aspetti di noir, i figli dei puritani erano i rivoluzionari e i figli dei rivoluzionari erano i puritani. Perché si possa generare un genere noir ci vuole prima una società che è convinta che tutto va a posto e che vive il cosi nella sua quotidianità, cioè pensa che un delitto è solo una piccola interferenza, come ha detto Flavia, che poi può essere riportata all'ordine. Perché nasca il noir ci vuole qualcuno che scava più a fondo, appunto questa bara del... scoperchia questa bara e lo tira a fare di nuovo. Quindi se noi siamo in un periodo così, è probabile che il noir possa rinascere, proprio perché siamo un po' troppo tranquilli. Sulla cosa e ci stupirà. Poi sono d'accordo anche con Davide quando dice che ci sono altri generi come la fantascienza. Anche la fantascienza ha ricominciato a parlare di temi sociali. Uno fra tutti Cory Doctorow. Se leggete per esempio Radicalized, che sono 4 racconti, dà dei pugni nello stomaco mica male sulla società contemporanea e su come è cambiata. L'impatto di internet è il primo, ma anche l'impatto del nuovo stile di lavoro. Sulla televisione, la televisione è già vecchia come medium, però 10 anni fa, per un paio d'anni, per 3 o 4 anni mi sono dedicato alla televisione, lavoravo in una casa di produzione a Roma, traducevo per un'altra casa di produzione, e non si produceva, era l'epoca in cui si produceva sì RIS, ma anche Distretto di Polizia, e Don Matteo, che non è ancora... Non che è molto ancora... cosi. Sono andato in America... Esatto, sì, comunque 10 anni fa, addio. Comunque sono andato in America e sono stato sul set di Law and Order Criminal Intent. Sono stato proprio ospite, è stata un'esperienza meravigliosa, era il 2007, quindi ben più di 10 anni fa, ormai 15 anni fa. E lì ho scoperto che sul set, come nella Writer's Room, c'era un esperto di polizia, cioè un poliziotto ormai in pensione, che era un consulente degli sceneggiatori, che poi era anche sul set, e lui spiegava le vere procedure, anche il marcio, tutto quello che sapeva della procedura, e gli sceneggiatori studiavano con lui, passavano tempo nei distretti di polizia americani e cercavano di riprodurre le procedure nel modo più fedele. È quello che poi ci ha dato non noir italiano, True Detective recentemente. Invece in Italia l'andazzo, soprattutto per la televisione generalista, era un po' il contrario, visto che gli sceneggiatori facevano tantissime altre cose, appunto Don Matteo, Distretto di Polizia, ma anche Un Posto al Sole, potevano essere gli stessi sceneggiatori. Si sbagliavano, esatto. Lo sceneggiatore a volte sì. Guardate Boris, che è uscito in quegli anni, adesso si parla di fare una quinta stagione, tutto quello che io vedevo in Boris non lo trovavo comico, mi faceva piangere, perché era la verità, non era esagerato come dovrebbe fare il comico, era attuale, perfetto. Sì, come Fantozzi, diciamo. Coincidente con la realtà, non esagerato. E comunque, quello che si faceva era di chiedere, dopo aver scritto il copione, chiedere il parere alla polizia e ai carabinieri. E ora questo
non voglio parlare di censura, però è quasi una censura preventiva. Il produttore televisivo cinematografico si autocensurava per vedere, vediamo chi, di non offendere, vediamo di non aver parlato male, di non aver detto qualcosa di sbagliato. Non ti pesto i piedi. Non ti pesto i piedi preventivo, cioè ma prima sì, ancora. Anche perché poi diciamo l'etichetta, ecco, diciamo, dove finisce l'etichetta e dove comincia l'autocensura? È molto difficile anche qui bilanciare, no? Quindi non è magari sempre intenzionale, però magari uno si frena perché magari insomma non vuole rompere degli equilibri e poi dopo insomma a chiarire il pubblico si crea un danno, no? Sì, era comunque l'epoca in cui non c'era né Netflix né Sky, quindi tutti i prodotti che sono venuti dopo, da Romanzo Criminale, che è appunto tratto da un romanzo noir ed è noir, parla comunque di un'epoca passata, lontana, e quindi si è potuto fare in Italia. Sono uscite anche altre serie, anche in Italia, alcune non le ho viste, per cui non le cito, poi altre invece sono di un sottogenere più come Gomorra, eccetera, non è che sono noir, parlano più di un... della società in un altro senso, sono più poi sul fenomeno mafioso della corruzione. Però la televisione generalista, quella del grande pubblico, quella di Rai 1, di Canale 5, quella delle care salve, sì, e non Sky, quindi no, e né Netflix, deve parlare al suo pubblico che ancora una volta è come dire. Prima detto maturo, prima. Attempato quasi più di me. È un poco più grande di noi, dai, noi ci dichiariamo giovani e diciamo che è un poco più grande di noi. Davide, io, vabbè, parlando di rianimazione, no? Tu scrivi anche Spy e ti chiedo, le tematiche critiche della società, comunque anche nello Spy, insomma, in modo diverso, ma trovano uno spazio. Tu credi che si possa fare un trapianto d'organi, quindi, di questo tipo? Visto che sei anche medico, te lo chiedo, no? Ma un trapianto d'organi, diciamo, si possono fare delle commissioni, sì, in questo senso qualcosina si può fare, poi comunque rimangono pur sempre due generi abbastanza diversi, cioè pur rientrando comunque entrambi, se vogliamo, nel calderone, tra virgolette, più grande, del genere thriller, perché comunque anche la spy story rientra nel thriller, comunque hanno delle declinazioni diverse, dei personaggi diversi, delle finalità anche diverse. Delle commissioni sicuramente possono essere utili, cioè ci sono comunque molti personaggi, per esempio anche nelle spy story, che vanno un po' contro, diciamo, quelli che sono come nel noir, per l'appunto, come dicevamo, che vanno poi un po' contro... Per mio gusto sono i più belli, no? Cioè sono quelli che vanno innamorare. Un po' contro le regole, cercano di trovare il modo per aggirare, diciamo, gli ostacoli che vengono posti loro dalla società o dall'organizzazione per cui lavorano, nel caso dello spionaggio e così via, e quindi cercano quella strada parallela, magari un po' più sporca, un po' più cupa, per trovare, diciamo, la via d'uscita. Quindi in questo senso qualcosa in comune ce l'hanno e quindi una commissione è anche possibile. Sulle finalità è un po' più difficile, perché appunto si declinano su avventure di carattere diverso. Certo. No, continua, sei qualcosa da... A proposito del trapianto, secondo me, quello che si è notato ultimamente, che se nel noir... una delle caratteristiche fondamentali è quella del tormento, comunque profondo, cioè che sia dovuto a dipendenze anche da droga, alcol, eccetera, chi più ne ha più ne metta, oppure da malattie. Questa cosa adesso in realtà si sta vedendo in quelli che sono i protagonisti dei thriller, cioè, nel senso, ad esempio, non l'ho letto ancora, però conosco, cioè, la
la protagonista dell'Ilaria Tutti è una poliziotta che ha dei problemi con la propria malattia, con la memoria, esatto. E quindi il tormento sta comunque in quello, cioè alla fine quello che si cerca tantissimo sono personaggi che hanno una tridimensionalità molto differente da quella del passato, da quella che poteva essere Poirot, Miss Marple, che prendono, indagano, che se hanno un passato hanno un background, però che non è così importante alla finalità della chiusura del romanzo, eccetera. Adesso ovviamente il lettore cerca una complessità di genere, ma in ogni cosa, perché comunque anche sì. Le serie TV stanno diventando sempre più stratificate nella psicologia del personaggio, cioè non si lasciano più, cioè il lettore o comunque l'appassionato, il fruitore del prodotto non vuole più un personaggio superficiale, bidimensionale. Per entrare in risonanza la tridimensionalità è fondamentale. Poi vabbè, comunque sì. Ad esempio anche il personaggio di Caro Figlio, io ho letto La misura del tempo, non mi è piaciuto per niente, scusate se c'è qualche fan di Caro Figlio qui, ma... Eccoci ho avuto... ancora, un altro che non mi parlerà Caro mai più. Dietro. Mi dispiace, ma io ho avuto molti su questa... Ma assolutamente, fai benissimo, tanto io non condurrò mai più un festival, quindi va bene così. No, non lo so, semplicemente non è entrato in risonanza con me e con quello che voleva dire, ce l'ho trovato un po' snervante, però anche lì si cerca sempre di avere il personaggio tormentato che vuol fare la cosa giusta, ma no, ma non riesco per questo motivo, quindi ecco, è un po' quello. Cioè, secondo me il tormento si è trapiantato un po' in questi tipi di personaggi. Assolutamente. Posso dire una cosa breve? Sì, sì. Ho già parlato tanto. Nell'ultimo Poirot al cinema, che... L'omicidio sul Nilo, hanno cercato di rendere Poirot esatto. Più tridimensionale, l'hanno esatto. Commissionato e hanno fatto un trapianto. Poi che Poirot... non ha funzionato tanto bene. Però hanno cercato di mettergli il tormento. Tra l'altro Poirot, spoiler alert, alla fine ammazza lui e una delle sue ultime avventure e diventa l'omicidio. Questo è proprio contro tutte le regole del giallo, no? Voi lo sapete meglio di me, non si può mai fare che l'investigatore è l'assassino, cioè io in questo caso che conduco non posso essere ritenuta la colpevole della morte del Noir, quindi io mi discolpo subito. Allora sei stata tu! Era tutto per sviare. Forse il Noir è un vampiro. Vi sto traviando. Penne arruffate, io vi chiedo, siccome Machiavelli tra le altre cose che diceva il Noir deve superare la realtà. E noi veniamo da un periodo comunque insomma complicato, adesso io non ne voglio, diciamo, non voglio sviscerare pandemie, fatti e cose del genere, però vi chiedo effettivamente è troppo complessa la nostra realtà forse, o forse è troppo complessa per scrittori della nostra generazione da sviscerare fino in fondo, quindi serve mettere, come dicevano prima, la distanza temporale, come appunto De Cataldo che parlava della banda della Magliana, però di molto tempo prima rispetto a quando lui scriveva. Che ne pensate? Io penso sinceramente che sia troppo poco complesso il noir, nel senso che il noir è più che altro un sottogenere del giallo, e a quanto pare non è tanto il noir che è morto quanto il giallo che è stato deprivato di alcune parti, cioè quello che diceva stiamo ammazzando tutti, abbiamo ucciso tutti, cioè, è una strage, è una strage che do anch'io, dai. Tanto Denise ha già detto che non farà più niente, sì, no, ma poi c'è, cioè, come diceva Van Dyne, nelle regole del giallo almeno un morto, se sono di più è meglio. Ecco, no, ma per esempio allora è nato, c'è questo aspetto consolatorio del giallo, no, c'è anche questo aspetto un po' cerebrale, no, dell'unire l'indizio, le cervellotiche, eccetera. Ma come diceva anche Giulia, i personaggi alla Sherlock Holmes, che voglio dire è il più tormentato di tutti, proprio perché Conan Doyle si era rotto il cazzo, lo voleva ammazzare, vabbè. Ma invece Poirot e quei personaggi lì hanno rotto le palle, quindi in realtà è quel tipo di giallo che funziona. E allora cosa fanno? Quelli che pure Agatha Christie, abbiamo distrutto tutti, bellissimo. Sì, no, forse ho esagerato. Comunque, no, io sono un grande appassionato di gialli, ne ho letti un sacco e mi piacciono. Però, in termini di pubblico, effettivamente, come dire, se tu fai un personaggio così piatto, rimani indietro. Allora cosa fai? Prendi il personaggio dal noir, lo rendi più, no, tridimensionale con i suoi problemi, e lo porti in un giallo che invece è più consolatorio, ha la visione bella del mondo. In tutto questo, però, effettivamente, cioè, non c'è la stratificazione necessaria a fare una critica sociale
forte come invece magari possono farla altri generi che hanno proprio quell'intenzione lì, perché comunque il giallo ha un'intenzione di intrattenimento, no, cerebrale, queste cose qua, quindi forse la commissione non funziona, è lo strumento sbagliato. Ah, un sacco di cose. Vai, ascoltavo con interesse, sono stupito da questo. Ti stupisce che sia così brillante? Sì. Ti dico solo le parolacce. No, lui è davvero preparato sul discorso giallo in particolare, perché ne ha scritti anche un paio, quindi insomma ha avuto anche una serie di letture. Mi fai arrostire. No, sono d'accordo con lui col fatto che appunto il giallo ha la Poirot, per intenderci, quindi Agatha Christie. Prima tra tutte, è bello perché è quel genere lì, cioè tu lo sai, ha le sue meccaniche, lo prendi per quello che è, scritto ai primi del Novecento, io se lo leggo oggi cioè, provo piacere, ecco, cioè, non mi aspetto molto, ma mi fa ridere, diciamo, la pretesa oggigiorno in molti autori, sia italiani che stranieri, presentare il proprio lavoro come una indagine sociale, psicologica anche del personaggio, una cosa di un'intensità incredibile, e poi trovarsi comunque a leggere qualcosa di trito e ritrito. Io faccio un esempio che faccio sempre, spesso in trasmissione, ogni volta che si parla appunto di questo argomento. Allora, Camilleri ha inventato questo personaggio, no? L'ispettore Montalbano, che secondo me funziona da Dio. Ma chi lo conosce a questo? Camilleri, ma chi è? No, questo è un Denise, tranquillo. No. Cioè, secondo me funziona da Dio, per tutta una serie di motivi che non sto qua a dire. Intanto, vabbè, le cito solo uno, la parlata, diciamo, ha inventato un mondo e funziona benissimo. E il personaggio ha questa cosa che gli piace mangiare bene, e funziona. Tra l'altro non è una cosa nuova, perché Montalban, da cui lui si è ispirato, aveva già fatto quel suo personaggio, però insomma funziona sia uno che nell'altro. Questa cosa che lui mangia, che gli piace mangiare, è sintomatico delle caratteristiche del personaggio. È uno che ama la vita, ok? E funziona benissimo. Cioè, Camilleri lo ha fatto divinamente. Da quel momento in poi il noir mediterraneo, chiamiamolo così, che è ancora un sottogenere del noir, cioè che, dove c'è una tradizione di autori greci, francesi, spagnoli e quant'altro, ha sfoderato una serie di storie dove si mangia solamente. Io, siccome mi capita di leggere, ma mangiate lunghe, cioè cenoni di Capodanno, delle cose moleste, che io dico, va bene che vuoi caratterizzare, magari ambientale. Cioè, la dieta prima di tutto, scusate, sì. La linea è importante. Dieta mediterranea, no. Capisci? Per la parte più noir è la digestione, è poi. Si capita male questa cosa, cioè si è fraintesa, nel senso che... Hai detto, Montalbano è bello perché mangia. Esatto. Facciamoli mangiare tutti. Ma così è. Cioè, in Sicilia questi romanzi ambientati in Sicilia tutti mangiano. Cioè mangiano a strafottere. Va bene, caratterizzazione, l'arancino, quello che vuoi, è bello, è buono, anche a me piace mangiare. Però ai fini della storia, che cosa serve? Cioè... È in questo che vedo, diciamo, un allontanamento, cioè non c'è proprio la volontà di investigare la realtà, non è la complessità, perché di argomenti ce ne sarebbero a bizzeffe, bisognerebbe studiare, perché bisogna conoscere i problemi, perché se tu parli di mafia non ti puoi così improvvisare, perché fai con la coppola in testa, devi conoscere che adesso la mafia è finanziaria, per esempio, no? Oppure se parli di qualsiasi altro tipo di problema, devi conoscere bene i problemi, quindi partiamo intanto da questo, e poi, come dicevo prima, il discorso dei personaggi, che sono spesso e volentieri non tridimensionali, sono delle macchiette. Mi viene in mente uno, non faccio il nome perché mi dispiacerebbe. Ne abbiamo già fatti troppi. Esatto. È uno piuttosto famoso, è un giovane giallista. Ragazzi, famoso. Abbiamo già distrutto tutti ormai, perché poi a un lettore che è un po' scafato, nel senso che è abituato a leggere la roba, diciamo, di tutto, dà un senso di irritazione, come diceva prima Giulia, no? Che suscita proprio iracondia, non è esagerato, iracondia. C'è questo giallista famoso, un ragazzo giovane che scrive tantissimo, è piuttosto famoso, che ha invitato questo personaggio di questa ispettrice di polizia. Ma è bello! Che è un hard boy, no, a me non è, cioè... No, cioè, vabbè, dai, allora niente, non voglio sapere chi è. Ti difende, perlomeno, non lo so, può darsi che è bella, ha modo di fare abbastanza piacevole. Che è un personaggio femminile, hard boy, mi sembra un personaggio femminile,
che voleva puntare a far diventare forte, ma è diventato un personaggio maschile. Quindi un personaggio maschile di sesso femminile, per intenderci. Sì. E non funziona. Cioè, magari era solo gender fluid. Ma non è esatto, proprio... cioè non cominciamo a far arrabbiare le comunità LGBT. È anche il mese dell'inclusività. Esatto, ragazzi, dai. Allora, vi interrompo un attimo, salutiamo Ciro Sabatino, direttore artistico del festival Gialli.it, ci sta ospitando in questa meravigliosa manifestazione. Grazie. Ragazzi, io vedrete l'anno prossimo, a costo di farmi debiti, venite a Napoli assolutamente, perché era la cosa che desideravo di più, cioè la sfida del festival è avere voi, non gli scrittori importanti. Gli scrittori, quindi... come abbiamo detto già, chi se ne può... Cioè... Ce lo segniamo. No, segnatelo, perché veramente questo è il gioco e questa è la voglia che abbiamo. Grazie di essere venuti. Grazie. Solo che il problema è perché siete amici su voi. Ma io ho già detto, abbiamo detto di quelle cose, che non farò mai più un festival in vita mia, quindi vabbè, io il prossimo anno mi dico. Quella è la cosa che in qualche modo non parla bene di voi, la sua vicinanza. Ciao ragazzi. Ciao Ciro, grazie. Allora, ricominciamo da Michela. E diciamo, parliamo un po', ecco, sempre tornando dal punto di vista dei lettori, no? Abbiamo da un lato dello spettro i personaggi alla Poirot bidimensionali, o comunque di cui è pressoché impossibile conoscere che cosa pensano, che cosa c'è all'interno della testa di Poirot, noi veramente è difficile che lo scopriremo mai. Dall'altro lato abbiamo il trauma, cioè questa cosa terribile che ogni personaggio ha subito. Anche un po' dal mio punto di vista, io non ho punti di vista, ma diciamo che se ne avessi uno, direi che ha un po' quello, insomma, ma un po' scocciata, ecco. Tu che ne pensi? Sì, come dicevo prima, sia, diciamo, io adesso mi baso sul thriller, ma il discorso è ampliato a tutti gli altri generi, quindi gialli, noir. È esattamente la stessa cosa che dicevo prima. Questi personaggi che cercano di essere, diciamo, tridimensionali, come si diceva prima, ma che, insomma, poi alla fine leggi un libro... Cioè, non bisogna fare tutta l'erba un fascio, per carità. Questo no. Però, tendenzialmente, leggi un libro, ne leggi tre... come caratterizzazione dei personaggi, ecco, intendo questo. Ad esempio, come dicevo prima, ad esempio molti gialli o thriller dove c'è questa figura, questo protagonista che ha questo suo trauma, che può essere, insomma, che se lo porta dall'infanzia, oppure una malattia mentale, oppure questo, quello, però sono comunque tutte cose che sono già state viste in altri libri, in altre storie, ok? Magari l'ambientazione è diversa, periodo storico anche, però ad esempio la questione del trauma mi viene difficile di trovarne qualcosa di originale adesso, ecco. Quindi tu, diciamo, dove ti posizioneresti? Se tu dovessi scegliere un tuo personaggio ideale, non è necessario che esista, ma diciamo, idealmente, il tuo personaggio in uno spettro, diciamo, da Poirot a trauma, dove si colloca? 70, 30, 50, 50, 20? Non è una domanda facilissima, mi stai mettendo in difficoltà. No, io sono qui per crearvi problemi, infatti, tra le altre cose. Vai. Dovevi dircelo prima, però, se no non venivamo. Infatti, mi preparavo. No, per i miei gusti, cioè, nonostante quello che ho detto finora, preferisco molto di più il trauma, anche se visto 4.000 volte, che non un personaggio alla Poirot, per dire. Quindi, ma il trauma tira, comunque, il trauma tira. Esattamente, cioè io ho letto, cioè non tantissimi, ma comunque qualche libro di Agatha Christie, e quelli che ho letto,
detto, mi sembrano comunque una copia l'uno dell'altro, cioè insomma, a me piacciono, non sto bocciando nulla. No, vabbè, tanto ormai abbiamo già distrutto, vai, vai, boccia. Tanto che da Chris è morta, chi se ne frega. Ma infatti, tra l'altro, sì, appunto, no, poi insomma, i libri ragazzi, allora, erano tutti uguali, Loriano Machiavelli non sapeva che scrivere, vabbè, scusate, io, bene, continuiamo. No, è che appunto inteso proprio come meccaniche del racconto, ecco, come schemi, ce ne leggi uno, ne letti 3-4. No, ma è vero, lo schema del giallo deduttivo, tutto sommato, è abbastanza ricostruibile, insomma, facilmente. Sì, poi quello che appunto vedo di più, cioè per me, per i miei gusti, ma anche ad esempio dei lettori, diciamo così, che mi seguono, a parte quello che dicevo prima, che il thriller psicologico è in cima proprio alla piramide, diciamo così, quando ad esempio, sai, mi chiedono consigli, non thriller, thriller psicologico, che già vai a scemare molti romanzi, no? È lo stesso, però, cioè, non mi nascondo, vale per me, nel senso che io prediligo comunque quella vena. Non saprei neanche bene dire perché è una cioè, mi appassiona, ad esempio, non tanto la malattia mentale, che se io fossi una psicologa probabilmente non li leggerei i thriller psicologici, perché mi monterrebbe il Cristo, scusate, perché sento che sono persone che sono psichiatri, psicologi, che mi seguono, che leggono thriller psicologici e 9 su 10 mi dicono guarda che di vero qua dentro c'è poco niente. Dato che io però non sono molto ferrata, nel senso cioè non ho una preparazione scientifica, diciamo così, alle malattie mentali, io me lo godo come storia, insomma. Sì, è un po' il problema dei tecnici, no? Io credo che anche, soprattutto Flavia, Beppe, beh, anche Davide ovviamente, però voi che soprattutto siete redattori di un blog importante, dopo un po' la professionalità un pochino guasta, no? il piacere anche della lettura semplice per intrattenimento, perché purtroppo è sempre lì questo tarlo che insomma io so come si costruisce la storia, so che quell'incipit è stato fatto così per un motivo e diventa problematico, no? Anche Sabrina, dimmi tu, è problematico, no? Essere recensori, scrittori, tecnici, che ne pensi? Assolutamente, allora facendolo nella maniera che hai detto tu, no? Quindi basandosi molto sulla tecnica, quindi veramente allora analizzando un romanzo con incipit, svolgimento, dal punto di vista del recensore puro, toglie veramente la voglia, la passione della lettura che per quanto mi riguarda, quindi parlo proprio a titolo mio, deve essere di pancia, per cui io recensisco in maniera molto anomala, perché cerco davvero di non soffermarmi, perlomeno in prima battuta, sulla costruzione pura della storia, ma di farmi avvolgere dalla storia. Quando la storia non riesce ad avvolgermi, mollo il libro, ecco. Io credo che ci sia, che perlomeno io personalmente, il tempo è poco, le letture sono tante, mi piace concentrarmi sulle letture che mi danno davvero qualcosa. E mi riferisco anche a quello che diceva prima Michela, no? Quando appunto ci sono questi cliché del giallo classico, no? Diciamo il più eclatante è il del classico delitto della stanza chiusa. Mm-hmm. E quanti ne hanno scritto? Dopo diciamo il primo a farlo, quindi tutti a bocca aperta, come è possibile, tutti hanno cavalcato quest'onda, no? E allora uno dice, veramente si arriva spompati a questo benedetto delitto della stanza chiusa. Le abbiamo provate tutte. Allora, se tu ragioni tecnicamente, è assolutamente vero. Poi ti arriva uno Stieg Larsson che scrive Uomini che odiano le donne, che in un certo qual modo, perlomeno il primo volume della trilogia, mette in scena uno delitto della stanza chiusa, se vogliamo andare a vedere, no? Un delitto che avviene in un'isola dove non c'è possibilità di uscire e neanche di arrivare in quel momento, quindi in quel preciso momento, e diventa una cosa che spacca veramente, perché a chi piace, a chi non piace, però la trilogia di Millennium ha spaccato.
e ha spaccato per una serie di motivi, ma ha spaccato partendo dal più classico dei cliché, il delitto della stanza chiusa. Quindi io questo voglio arrivare a dire. Mi piace concentrarmi su quello che mi comunica la storia. E quindi, anche se ho piacere di conoscere tutti gli aspetti, tutti gli ingredienti, nel momento in cui affronto un libro lo affronto veramente da lettrice e lo affronto di pancia. E quando passo quello scoglio, allora poi mi ragiono su tutto il resto. Allora, grazie, noi abbiamo raggiunto, diciamo, la nostra ora. Intanto vorrei scusarmi con tutti gli autori che abbiamo nominato, noi stavamo ovviamente scherzando. È solo invidia, tutta invidia. Diciamolo. Noi ci stiamo divertiti tantissimo. Io spero che vi siate divertiti la metà di me, perché io non ho fatto altro che ridere. Siete stati straordinari, grazie mille di aver partecipato a questa diretta. Il noir, insomma, è lì che morto o non morto, però insomma stiamo sperando di riuscirlo a rianimare in qualche modo. Io credo fermamente che arriverà prima o poi qualche scrittore che ci sorprenderà tutti, e io non vedo l'ora di essere sorpresa magari da qualche esordiente o da qualcuno che, insomma, non lo so, ci sta seguendo adesso. Vi ringrazio ancora, grazie all'Istituto Grenoble, grazie al Festival del Giallo Città di Napoli, a Ciro Sabatino che ha fatto una comparsata, e ci vediamo, spero presto, magari l'anno prossimo in persona. Denise, ho un ultimo regalino che ho scovato sul blog del Giallo Mondadori. È una frase di Pinkett. Vai, vai. Visto che siamo. Ditemi solo se volete la versione più breve o completa. No, la voglio completa. Pinkett adesso. Completa. Allora ve la leggo, così Andrea Genio Pinkett ci lascia con queste parole dal blog del Giallo Mondadori 2008. Il giallo è il colore della bile di quelli che il noir non sanno scriverlo. Il giallo è una letteratura perfetta che fa la lotta con la gotta, come il fumo della pipa in un locale di non fumatori. Il noir è il puzzo di fumo in un vicolo che odora di vita. È l'odore della nostra coscienza. Bellissimo, bellissimo. Grazie Flavia, questa perla è perfetta per chiudere. Grazie di nuovo a tutti, io vi saluto. Torno, diciamo, di persona al festival e ci vedremo, spero presto. Grazie di nuovo a tutti, grazie. Ci vediamo. Grazie. Ciao. 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 Ciao.